Cari amici, non avremmo immaginato di avere questo nostro colloquio avendo in Italia la crisi del governo. Abbiamo una situazione francamente imbarazzante, come se non avessimo abbastanza problemi. Una situazione imbarazzante che sta screditando l'Italia in Europa e nel mondo. Direi di non perdere tempo a commentare questa situazione anche perché è perfettamente inutile. Può succedere di tutto. <ride> Lunedì e martedì il Presidente del Consiglio... Si presenterà alla Camera e al Senato per verificare se vi è una maggioranza, dopodiché sapremo qual è il destino del governo italiano. Per quello che ci riguarda dobbiamo rimanere concentrati sulle cose concrete da fare, che sono fondamentalmente due, la battaglia contro il Covid e la campagna di vaccinazione e la preparazione di idee progettuali per utilizzare i fondi europei con l'obiettivo di creare sviluppo, lavoro per le nostre imprese, per i nostri giovani. Sul primo tema, quello che riguarda il Covid, abbiamo avuto negli ultimi giorni un aumento non straordinario ma sensibile di contagi. Ne approfitto per rivolgere ancora un appello ai nostri concittadini ad avere il massimo di rigore nei comportamenti. Lo dico perché siccome siamo in zona gialla sarebbe eh, un suicidio per la Campania immaginare che siamo di fronte al rompete le righe che siamo in una situazione per la quale possiamo consentirci di fare la ricreazione. Se avremo comportamenti irresponsabili, fra due o tre settimane la campagna sarà chiusa, tutta. Quindi vi prego di avere il massimo possibile di senso di responsabilità. Nell'uso continuo della mascherina, dell'igiene personale e nell'evitare assembramenti. Il Governo sta prendendo tutta una serie di decisioni. Non dobbiamo, come dire, esaltarci per il fatto che la campagna rimane in zona gialla. Dobbiamo essere ancora più preoccupati, perché questo può diventare. Come dire, un modo per farci perdere tutto quello che abbiamo realizzato in questi due mesi in termini di tutela del nostro territorio e delle nostre comunità. Ora, il governo sta mantenendo la sua linea che è diversa da quella che aveva proposto la Campania, e cioè mantiene la linea delle zone e dei provvedimenti parziali. Noi riteniamo che questa linea sia sbagliata perché sarebbe necessario avere un provvedimento unico per tutta Italia, salvo deroghe per le regioni da mettere in zona rossa perché hanno una realtà di contagio più pesante delle altre. E tuttavia questa è la situazione, il governo continua sulla sua scelta, apprendiamo addirittura che pensano di introdurre le zone bianche con questi chiari di luna. Mi sembrerebbe una cosa del tutto irresponsabile. Allora, noi dobbiamo andare avanti su una linea di grande rigore. Oggi siamo impegnati in una campagna di vaccinazioni. Che sta registrando, per quello che riguarda la Campania, risultati straordinari. Sapete che siamo da parecchi giorni la prima regione d'Italia per quanto riguarda le percentuali di utilizzazione dei vaccini. Abbiamo ricevuto meno vaccini di altre regioni in proporzione agli abitanti. La motivazione formale che hanno trovato è che hanno calibrato il numero dei vaccini sul numero di addetti nei sistemi sanitari. È ovviamente una grande frottola, la verità che è che c'è stata una distribuzione non ragionevole e non accettabile di vaccini. Comunque sia, abbiamo dato una prova di grande efficienza. Questo magari ha messo in crisi qualcuno nel mondo politico o nel settore dell'informazione. Eh, ieri, credo ieri, è stato individuato alla mostra d'oltremare un giornalista RAI, cioè un giornalista delle emittenti pubbliche che si era inserito abusivamente fra quelli che facevano la fila per farsi la vaccinazione presentandosi come medico, non era un medico, ovviamente. Già negli scorsi giorni noi abbiamo registrato un problema alla mostra oltremare, abbiamo avuto centinaia di persone non autorizzate che si sono imbucate Dobbiamo fare i conti anche con queste anomalie in Campania. Ma per quanto riguarda il giornalista la cosa è stata clamorosa perché lo hanno sgamato, lo hanno invitato ad andarsene. Ha fatto pure un po' di storie. Ma è solo l'ultimo episodio di una serie di episodi sconcertanti che abbiamo registrato in questi mesi. Per la verità, negli ultimi giorni abbiamo registrato qualche correzione, anche sensibile. Episodi di, di, di diciamo, scarsa correttezza quando si è trattato di parlare della campagna. Ci sono alcune componenti in Italia, nel mondo politico ma anche nel mondo dell'informazione, fortunatamente componenti minoritarie, per le quali Napoli e la Campania o sono realtà di caos, di disordine, di arretratezza oppure vanno cancellate anche nell'informazione. Voi ricordate il film di Troisi, credo fosse ricomincio a tre, insomma uno dei primi film. C'era cioè, Troisi che andava a Firenze, partiva da Napoli per andare a Firenze, trovava gente per strada che gli domandava: Ma lei è di, è di Napoli? Sì, è emigrante. E Troisi dice no. Sto solo facendo un viaggio per andare a Firenze. E poi noi trovava un altro, lei viene da Napoli, è migrante. Dice no, sto facendo il viaggio. La terza volta lei viene da Napoli, è migrante. Dice vabbè, sono un emigrante. Ecco. Noi dobbiamo essere per forza emigranti. Non possiamo essere cittadini normali. Mi verrebbe voglia di chiedere a tanti nostri interlocutori di mettere la campagna sempre all'ultimo posto, così perlomeno non ci danno fastidio. Anche perché, come sapete, in Italia vige un sistema di selezione in tutti i campi, a cominciare ovviamente dal campo politico, che è il sistema della selezione in negativo. Più sei imbecille, più vai avanti più sei incapace di produrre risultati, più fai carriera. Metteteci agli ultimi posti in tutte le graduatorie. Così forse avremo un po' più di rispetto. Battute a parte. Se ne sono accorti i tedeschi, non gli italiani, che la Campania sta dando una prova di efficienza importante. Die Welt, uno dei grandi organi di informazione tedeschi, ha rilevato che l'Italia nel campo delle vaccinazioni ha fatto meglio della Germania e che nel quadro italiano si è rotto un elemento di senso comune, quello per il quale al nord c'è l'efficienza, al sud c'è il caos. Bene, Die Welt ha sottolineato il fatto che in questo caso l'efficienza è al sud, è in Campania per quanto riguarda le vaccinazioni. Sono piccole soddisfazioni che ogni tanto dobbiamo pure prenderci. Come siamo combinati oggi venendo ai numeri e ai dati concreti? La Campania ha ricevuto a questa mattina... 109.000 vaccini. Abbiamo un tasso di eh, somministrazione dell'85,5%, siamo la prima regione d'Italia. In termini numerici che cosa vuol dire questo? Noi avremo entro gennaio, credo, complessivamente 340.000 vaccini, cioè giusto quello che ci serve per fare la prima e la seconda somministrazione per circa 170.000 cittadini campani, cioè per il personale medico-sanitario e per le residenze sanitarie assistite per gli anziani. Ma a fine gennaio avremo i vaccini sufficienti per completare le vaccinazioni solo per 170-180 mila cittadini campani. Questa operazione si concluderà nel mese di febbraio, cioè prima iniezione seconda iniezione, quindi completamento della vaccinazione sulla base delle eh, dosi che abbiamo, dei vaccini che abbiamo ricevuto in Campania, serviranno soltanto per completare la vaccinazione per 170-180 mila nostri concittadini. Voglio chiarire che quando nelle nelle schermate che voi vedete la Campania, qualche altra regione risulta al 101, 102, 103% delle vaccinazioni. Questo sembra un dato paradossale. Questo dato si ricava dal fatto che ci mandano vaccini per fare 5 dosi per ogni fiala. Poi nel corso di questi giorni ci hanno detto che si possono fare, ricavare 6 dosi da ogni fiala, quindi avevamo 100 fiale, anziché 5 abbiamo ricavato 6 vaccini e quindi siamo andati oltre il 100%. Vi ho voluto dire però i dati numerici per dirvi che l'obiettivo che noi abbiamo è quello di fare prima e seconda vaccinazione a 4 milioni e 200 mila cittadini campani. A febbraio, lo ripeto, noi completeremo prima e seconda somministrazione la vaccinazione per non più di 180.000 cittadini campani. Che cosa vuol dire questo? Un dato importante perché per febbraio avremo messo in sicurezza gli ospedali, quindi avremo vaccinato tutto il personale medico-sanitario e questo è un dato di grande rilievo avremo ospedali sicuri ma dal punto di vista della popolazione campana siamo come dire a livelli ancora molto limitati qual è l'obiettivo che persegue il governo della regione Campania e qual è l'obiettivo che perseguo io in prima persona quello di fare della Campania la prima regione d'Italia e la prima regione d'Europa a uscire dall'epidemia. Chiaro? Cioè io voglio che ci impegniamo in una sfida quasi folle per essere la prima regione che esce dall'epidemia. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo fare un'operazione di straordinaria complessità, di grande difficoltà organizzativa, al limite della pazzia, ma sono convinto che noi siamo in grado di raggiungere questo obiettivo entro dicembre del 2021. Facciamo ancora una volta qualche esempio con dei numeri. Se noi facciamo 20.000 vaccinazioni al giorno, noi nell'arco di un mese facciamo 600.000 vaccinazioni. 600.000 va moltiplicato per due. Quindi noi ci mettiamo due mesi per fare la vaccinazione completa per 600.000 nostri concittadini. Se vogliamo arrivare a fare 4 milioni e 200.000 vaccinazioni complete, noi dobbiamo fare 8 milioni e 400.000 somministrazioni, iniezioni. Se i vaccini disponibili sono questi, oggi abbiamo come vaccini disponibili Pfizer, Moderna, ma stanno arrivando poche migliaia di Moderna. Arriveranno a marzo alcune centinaia di migliaia. Poi ci auguriamo di avere AstraZeneca se le agenzie di controllo daranno l'autorizzazione. Quindi il problema vero che noi abbiamo di fronte è quello della quantità di vaccini disponibili. Ci è stato detto informalmente dal Commissariato che noi avremo a marzo in Italia 4 milioni di vaccini Pfizer. La Campania può contare se si rispettano le proporzioni legate agli abitanti. La Campania dovrebbe avere il 10% di questi 4 milioni, 400 mila vaccini. 400.000 vaccini significa 200.000 cittadini che completano i due cicli. Allora voi capite che noi dobbiamo fare questa operazione: avere non meno di 5.000 persone che per un anno intero si dedicano esclusivamente alla campagna di vaccinazione. Ci hanno detto che. Si farà una selezione nazionale di medici, infermieri. Ad oggi ovviamente non è arrivato nessuno. Devo dirvi che nella prima fase, quando si diceva arriveranno da Roma medici e infermieri, sapete quanti ne sono arrivati in Campania complessivamente? 23. Si parlava di 10.000 persone selezionate. 23, compresi gli anestesisti. Quindi, io credo che non ci sia da farsi illusione. Allora, se avremo questa è l'unica condizione, l'unica precondizione di cui abbiamo bisogno. Se avremo la disponibilità di 8 milioni e 200 mila vaccini, noi ci proporremo l'obiettivo di essere la prima regione d'Italia e d'Europa a uscire dall'epidemia. Questa è la sfida che io lancio a tutti quanti noi. Se mi seguirete e se mi aiuterete, se ci seguirete, seguirete le migliaia di persone impegnate in questo lavoro e ci aiuterete con comportamenti responsabili, Vedrete che quello che può apparire oggi un obiettivo al limite della follia potrà diventare un obiettivo reale. Occorrono i vaccini, senza i quali non possiamo andare avanti, e occorre una concentrazione quasi ossessiva sul lavoro. Nessuna distrazione. Migliaia di persone destinate solo a questo obiettivo. Perché? Perché nel 2020 noi abbiamo perduto un anno di vita, perderemo ancora nel 2021 un altro anno di vita. Abbiamo perso due anni di vita, questa è la verità, perché vivere in queste condizioni Significa cambiare tutto, cambiare relazioni umane, cambiare abitudini, significa vedere intaccati gli affetti, le cose più umanamente proprie di un cittadino, di una persona. Significa non poter abbracciare un parente. Una madre, un padre, un figlio, un nipote, significa non vivere da umani. Bene, l'obiettivo prioritario che dobbiamo darci è riconquistare la vita, riconquistare una dimensione umana che abbiamo in larga misura perduto. È una sfida immane. Se avremo quello che ci serve, i vaccini necessari, per quello che riguarda l'organizzazione, io non ho dubbi, saremo capaci di fare questo miracolo, per il quale vi chiedo il massimo di aiuto e di collaborazione. L'obiettivo è riconquistare la nostra vita. Vedremo come evolve la situazione nelle prossime settimane. Noi avremo altri invii di vaccini il 17-18, poi il 25 gennaio. Ripeto, complessivamente nel mese di gennaio arriveranno in Campania 340.000 vaccini. residenze sanitarie assistite ma è evidente che se vogliamo arrivare a vincere quella sfida folle abbiamo bisogno di 8 milioni e 400 mila dosi e dobbiamo essere capaci di somministrare 8 milioni e 400 mila dosi ovviamente adesso noi stiamo facendo le vaccinazioni in un ambiente tutto sommato facilitato, protetto, parliamo di personale sanitario, residenze sanitarie assistite. Ma noi da fine febbraio, inizio marzo dobbiamo cominciare la vaccinazione di massa. E quando dobbiamo cominciare la vaccinazione di massa è chiaro che dobbiamo avere centri di vaccinazione a decine, forse a centinaia su tutta la regione. Dovremo utilizzare spazi pubblici, non solo strutture sanitarie, dovremo utilizzare le chiese, eh, i teatri, i luoghi che metteranno a disposizione i comuni. Vedrete se avremo la garanzia del numero necessario di vaccini, faremo un lavoro gigantesco e qui dovremo coinvolgere. Tutti i cittadini campani, tutti, nessuno escluso. Allora, questo è il quadro della situazione ad oggi. Dovremo prendere de delle decisioni nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Oggi si riunisce l'unità di crisi per prendere decisioni che riguardano le scuole. Non credo che andremo all'apertura generalizzata probabilmente avremo un ulteriore incremento per le elementari. Eh, vorremmo impegnare i medici di medicina generale per fare centinaia di migliaia di tamponi eh, antigenici al personale scolastico. Cioè vorremmo avere un'apertura di massa delle scuole dopo aver fatto o perlomeno avendo avviato questa campagna di screening e di controllo sul personale scolastico. Questo ci pare un atto di grande responsabilità e di tutela per gli studenti, per le famiglie e per il personale scolastico. Ovviamente voi dovete sapere che in questo momento, fra tamponi, Vaccinazioni, attività ordinaria che dobbiamo fare negli ospedali, ovviamente. Abbiamo richieste da parte di tutte le categorie, ovviamente. Ma dobbiamo procedere in maniera ordinata. In maniera ordinata. Una delle cose che potremmo fare, mi è arrivata una richiesta da parte dell'Associazione degli Albergatori, il dottore Accarino, se riuscissimo ad avere per l'estate la vaccinazione per tutto il personale del comparto turistico, potremmo fare una campagna promozionale all'estero per riattivare tutto il comparto turistico, cominciare a ricreare lavoro. Ma poi ovviamente oltre al personale scolastico abbiamo eh, il personale dei trasporti, abbiamo servizi pubblici, abbiamo... se cominciamo a fare elenco tutto diventa una priorità. Allora, vediamo come evolve la situazione nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati. Per quanto riguarda le scuole, vorremmo avviare questa campagna straordinaria di tamponi eh, sul personale scolastico, ma abbiamo bisogno poi dell'aiuto dei medici di medicina generale. Discuteremo nelle prossime ore il da farsi, ma... Non credo ci siano le condizioni per aperture generalizzate neanche per il 50-70%, perché siamo in una situazione già delicata e dobbiamo vedere quello che succede entro gennaio. Vi avevo parlato la volta scorsa di questa tessera, di questa card. Eccola qui. Questa è quella che abbiamo messo in produzione e che daremo a 4.200.000 cittadini campani. Questo è il retro, vedete che c'è un microchip, ovviamente chiariamolo, a volte noi abbiamo l'abitudine di fare dibattiti a vuoto, è chiaro che rispetteremo tutte le condizioni della privacy, non ci sarà nessun privilegio, è un servizio in più che diamo a chi lo vuole. Ai cittadini che fanno le due dosi daremo questo attestato. Con questo chip si potranno fare delle cose molto interessanti. Si potranno fare, per esempio, le prenotazioni sui treni dell'alta velocità, si potrà andare in un ospedale senza doversi fare il tampone avendo la certificazione dell'avvenuta vaccinazione e mille altre cose. Basterà avvicinare il retro della card ad un qualunque cellulare per avere la conferma dell'avvenuta vaccinazione in un secondo, perché questa tessera è collegata alla piattaforma sanitaria regionale, non può essere vista da nessuno al di fuori della piattaforma sanitaria regionale ed è del tutto anonima, certifica solo l'avvenuta vaccinazione. Si potranno dare bei servizi, è un altro elemento di eccellenza campana. Vi prego di non parlarne molto, se no va a finire che scatenano un'altra campagna di sciacallaggio. Metteteci sempre all'ultimo posto nelle graduatorie nazionali. Vi prego, trattateci male. Ecco, così stiamo tranquilli. Allora, abbiamo un dato importante, e finisco su questo tema, che riguarda la quantità di cittadini disponibili a vaccinarsi. Abbiamo avuto quasi il 95%, 98 di medici, infermieri che hanno dato la disponibilità a vaccinarsi. Ho visto che credo a Bolzano, in una realtà del nord, il 50% del personale medico non ha dato la disponibilità a vaccinarsi. A me pare una cosa di una gravità inaudita. Inaudita. Da noi, grazie a Dio, c'è una grande disponibilità a vaccinarsi. Io farò il richiamo la prossima settimana, anche se c'è qualche piccolo problema, facciamoci il vaccino. Ovviamente ho parlato con alcuni che hanno fatto vaccinazione, dipende da, da, da soggetto a soggetto. C'è qualcuno che ha avuto qualche linea di febbre qualcun altro un po' di sordimento, qualcun altro qualche come dire, problema alle articolazioni, nel senso che capita a volte che eh, non, non vi preoccupate, ma insomma, si sentono dolori alle articolazioni, insomma via, un po' di, di fastidio si può avere, non è detto che sia forse vere che arrivano al sud. Abbiamo sentito in queste ore cifre incoraggianti che parlavano non del 34% ma del 50%, ma non abbiamo capito bene qual è il meccanismo, non abbiamo numeri certi, quindi sia chiaro la nostra richiesta rimane sul tavolo, non appena avremo un quadro più chiaro. Faremo la nostra battaglia per fare arrivare al sud risorse necessarie per il futuro dei nostri figli, perché questo fiume di soldi non arriverà più, è l'ultimo treno che passa. In questo caso vorremmo essere emigranti, il treno lo vogliamo prendere, in questo caso. Ora che stiamo facendo nel frattempo? Stiamo facendo delle gare per scegliere società di progettazione. Voi sapete che spesso in passato, pur avendo risorse disponibili, non siamo riusciti ad impegnarle come sistema Italia per mancanza di progettazioni, oltre che per la palude burocratica italiana. Allora noi ci stiamo preparando per scegliere società di progettazione perché vorremmo entro il 2021 avere disponibili decine di progetti perlomeno definitivi da mettere in gara. Ci stiamo preparando a utilizzare queste risorse. Il lavoro che dobbiamo fare è questo, utilizzare i fondi europei sulle grandi questioni strutturali della campagna. Cioè dovremo risolvere quei problemi che possono determinare una svolta produttiva e di civiltà della nostra regione. Risolvere definitivamente i problemi ambientali. Affrontare il problema del ciclo delle acque e delle forniture idriche. Avere la bonifica di interi territori. Grandi progetti di protezione.